Ben ritrovati con una nuova puntata di A Tu per Tu. Oggi abbiamo il vice sindaco del Comune di Arezzo, Gianfrancesco Gamurrini. Tante deleghe, allora, ricordiamole, giostra, opere pubbliche, manutenzione, politiche europee, che è un po' la Cenerentola, traffico e mobilità. Insomma, hai detto Cotica. Insomma, tante cose di cui occuparsi, ma noi oggi vogliamo parlare di politica. Buongiorno, ovviamente. Diciamo che ritorna spesso. Sì. Quindi sempre un piacere averlo in studio. Assolutamente, no? Assolutamente. Insomma, è vero che noi un po' li portiamo su questo terreno, li abituiamo, no, a rispondere alle nostre. Però, insomma, lui è uno di quelli che sicuramente è anche più così presente ai nostri inviti, quindi lo ringraziamo, nonostante i tanti impegni. Allora, è molto presente anche in comune, insomma. Da tutte le parti, via, mettiamola così. Sì, poi non si sa neanche dove voglio andare a parlare, ecco. Però comunque, vabbè, lui è sempre così. Detto questo, noi oggi però vogliamo parlare dei risultati, dei ultimi risultati amministrativi. Al di là delle deleghe, vorremmo parlare un po' di questo quadro che si delinea. Il nostro ospite ha sicuramente delle idee politiche, bisognerà cominciare a conoscerle, anche perché tra poco si vota. E quindi, quindi chi gli piace o che non gli piace si dovrà esporre, non lo so. Ora, è vero che ora c'è le liste civiche, che c'è, se fa ogni cosa dentro queste liste civiche, che poi si arriva. No. Vabbè, lui appartiene alla lista civica di ora. Più esposto, no? Di così. Esatto. Sì, però ultimamente, cioè normalmente le liste civiche sono un'alternativa alle liste politiche. Ora invece siamo all'assurdo che anche nelle ultime elezioni in dei comuni c'era solo liste civiche. Quindi non si capisce. Finisce anche il senso. L'alternativa, no? Ci sono le liste politiche e le liste civiche, ma se non c'è più le liste politiche non ha più senso nemmeno le liste civiche, che a quel punto sono politiche anche quelle, inevitabilmente. Allora, ma sono sempre legate dai partiti, poi è chiaro che sono caratterizzate da una vicinanza più al centro-destra piuttosto che al centro-sinistra, poi nei comuni più piccoli capita che non abbiano i simboli, questo succede. Però una connotazione di appartenenza al centro-destra o al centro-sinistra c'è praticamente sempre ovunque. Ecco, però ce lo può dire le sue idee, le idee. Vuoi sapere chi vota? No, non va. Ma voglio dire, è il vice sindaco, un amministratore, ci sono le elezioni, quindi comincerei le sue idee in generale, ma anche le idee per Arezzo, che idea avete, che idea ha per Arezzo, quindi in prospettiva, sono idee politiche, no? Quindi certo. Chiaramente non saranno le stesse idee, che ne so, di chi viene dalla sinistra, presumo, oppure non lo so, ce lo dica lei. Beh, io passerò forse come scontato, però non è che ho idea di un centrodestra o un centrosinistra. Io ho idea che le città, i paesi, la nostra nazione, la nostra regione debba essere amministrata da persone capaci, punto. Poi se una persona ha un'estrazione più di destra o più di sinistra, a me poco importa. Credo che, e questo qui penso che sia un pochino il messaggio che è passato anche dall'ultima tornata elettorale, dove in comuni notoriamente rossi da anni si è cambiato direzione e quindi evidentemente la gente non è più abituata a mettere la croce sopra il simbolo, ma vota la persona, vota l'alternanza, vuol vedere come si comportano gli altri rispetto a quelli che ci sono stati fino ad oggi, non c'è più un legame rispetto al simbolo, ci si lega più alla persona, è giusto che sia così, quindi io sono svincolato, abbastanza svincolato da logiche politiche, poi è chiaro che ho un'estrazione di centrodestra, ma come sanno in tanti ho votato Renzi alle primarie quando si candidò, ma è una persona che mi piacque. Non è che l'ha fatto affinché poi distruggesse come alcuni sostengono. No, assolutamente. Cioè assolutamente. No, Renzi, lo dicono gli altri, però non so, tante le volte uno c'è avversario politico. Non mi vergogno delle scherzo, mie idee. Scherzo, era una battuta. Renzi quando si presentò con tutte le carte in regola, come una persona che sembrava che dovesse veramente cambiare le sorti della politica nazionale. Una effettivamente politica aveva tante belle idee, a parole fu un politico innovativo e quindi io l'apprezzai. Io allora vorrei andare più nello specifico. Ecco, quando oggi mi spaventa un pochino. Quando io si dice senso che prima gli aretini, ecco, lei dirà prima gli aretini anche lei alle prossime elezioni o no? Prima gli aretini sempre comunque. Ecco, allora vedi che intanto questa è un'idea, ma mi sembra naturale, uno deve salvaguardare prima i propri cittadini, i propri territori. Capisce che mi dire prima gli aretini,
poi a parte è diventato oramai anacronistico perché in ogni specialmente sono gli aretini? No, ma a parte quello, ma poi io voglio dire, poi se vogliamo andare su questo profilo, allora possiamo cominciare a dire prima quelli di Culcidrone o prima quelli di San Laurentino, poi prima quelli di Frassineto, prima allora ce lo vuole spiegare che significa, perché poi è anche molto pericoloso nel proprio no? territorio di residenza, chi ha una generazione di che hanno vissuto, lavorato per la crescita del proprio territorio, abbia un diritto maggiore rispetto a chi è qui da poco tempo. Questo che è un concetto, secondo me, corretto, magari non condivisibile da tutti, però chi si è speso negli anni per migliorare le sorti della propria terra forse ha qualche diritto in più rispetto a chi arriva e pretende di avere gli stessi diritti senza aver fatto niente. Sì, però allora, vorrei di nuovo insistere. E quando negli anni 50-60 i nostri meridionali andavano a lavorare a Torino o a Milano, non si capivano con gli emigrati del Veneto, non si capivano con gli emigrati del resto d'Italia, nemmeno con i torinesi, nemmeno con i milanesi. Arrivavano proprio i siciliani, i napoletani, non parlavano praticamente due lingue diverse. Però non era mai venuto in mente a nessuno di coniare questa definizione, cioè prima i milanesi. Perché? Perché evidentemente c'era bisogno della manodopera e non c'era chi evidentemente sfruttava questi attriti, perché gli attriti tra di loro c'erano, venivano considerati, insomma lasciamo perdere la definizione dei meridionali, gli attriti c'erano, però non si scendeva a questi livelli. Oggi in una società globalizzata in cui c'è la paura dello straniero, perché lo vediamo tutti i giorni, le multinazionali quello che fanno, il lavoro che va via, il lavoro che non c'è, allora c'è chi politicamente sfrutta questa divisione, questo scontro tra diciamo chi c'era prima e chi è arrivato dopo, perché poi veramente, come diceva anche la Greta, è difficile stabilire chi sono gli aretini. Poi ripeto, gliel'ho detto prima, è pericoloso, perché a quel punto io posso anche arrivare a dire prima Culcidrone o prima Sant'Andrea, prima cioè, San Laurentino, che tanto che vince, prima, no, ma a parte questo. Quello voglio dire, quindi perché giocare su questa divisione l'uno contro l'altro? Non è assolutamente una divisione. Ora parliamo di un contesto storico completamente diverso. Se andiamo a vedere il dopoguerra l'Italia veniva appunto da una guerra, sì, però aveva necessità. Non c'era nessuno, non c'erano i politici che si mettevano, è vero, a però, giocare però su queste c'era cose. Lavoro, c'era voglia di ripartire, c'era lavoro per tutti, non c'erano, era un contesto sociale completamente, quindi la povertà che completamente diverso anche la da politica? Oggi. Ma non è un impoverimento della politica, però se oggi c'è un posto di lavoro e scarseggiano i posti di lavoro, a mio modo di vedere ne ha più diritto una persona che ha una storia nel proprio territorio rispetto a qualcuno che viene da lontano, è arrivato ieri e vorrebbe avere... Io questo non lo comprendo. Questo qui è un concetto che non tutti condividono e ci sta. Però secondo me è un modo di interpretare anche chi si è dato da fare per il proprio territorio in modo corretto. Sì, però ascolti Camurrini, perché qui è un argomento secondo me molto delicato, anche perché questo da un lato io apprezzo Orban, ok, che dice non ci deve venire più stranieri a lavorare nel nostro paese, e poi fa una legge che obbliga gli ungheresi a farsi 20 ore di straordinario la settimana, oltretutto non pagato perché non c'è la mano d'opera. Allora voglio dire, e a fare certi tipi di lavori anche nelle nostre zone, quindi sia con gli anziani ma nell'agricoltura, sia ora nell'agriturismo, in tutte le strutture piccole, piccolissime strutture ricettive, a fare le pulizie, a lavare i bagni, eccetera, ci va gli stranieri, che gli aretini non ci vanno. Allora io potrei condividere, se ripeto, condivido Orban che ha questa politica, viene votato e poi costringe i suoi cittadini a lavorare il doppio perché se no non stanno in piedi. Però è troppo facile fare questi discorsi, dividere uno contro l'altro, ci favoriamo gli aretini. Ho capito, i lavori e soprattutto certi tipi di lavori, se non ce li fanno gli stranieri, chi ce li fa?
Ma attenzione, non è mio, non è un discorso razzista, assolutamente. Io non ce l'ho con nessuno. Se certi tipi di lavori vengono fatti più facilmente da stranieri, sono assolutamente convinto. Non più facilmente, sono gli unici che li fanno. Non sono gli unici, ma insomma diciamo che gli italiani che si prestano a fare lavori usuranti sono sicuramente pochi. E quindi ben vengano anche gli stranieri, ma nel momento in cui il lavoro non c'è, o ce n'è poco, o ce n'è tanto per cui devo scegliere fra l'uno e l'altro, preferisco, ecco, a fronte della stessa competenza, ovviamente, agevolare. Le dico un altro esempio, che lo dico spesso. Parliamo tutto il giorno di questo? No, però ci farebbe... Non importa, ma a noi ci fa piacere parlare anche di questi aspetti, che secondo me sono... Quando parliamo di un'idea di città sono fondamentali, ok? Allora, le dico che secondo molti esperti Arezzo ancora abbiamo il manifatturiero orafo, perché sono arrivati, ci sono una gran quantità, senza far numeri, non sono in grado di fare numeri, di pakistani, dello Sri Lanka, eccetera, eccetera, che fanno Bangladesh, che fanno tutti quei lavori e più umili del settore orafo, e soprattutto li fanno a dei prezzi assurdi, ok? Cioè c'è uno sfruttamento della manodopera che fa paura. Allora, tramite lì abbiamo invece di delocalizzare le lavorazioni più umili, si è portato qui la manodopera straniera e si sfruttano, ok? E le dico che lavorano in condizioni disumane e soprattutto sottopagati. Questo permette di ridurre il prezzo medio della produzione del manifatturiero orafo aretino, e continuiamo ad avere il manifatturiero. Questo avviene anche nell'agricoltura, avviene un po' in generale. Ecco, quindi le dico, questa è un'idea, ora capisco che non è che l'amministrazione comunale può intervenire su queste cose, però da un punto di vista proprio di idea di città, vogliamo prendere atto che magari ci sono gli aretini che ancora si possono permettere un certo tenore di vita, perché nello stesso tempo c'è una marea di persone che sono, nella migliore delle ipotesi, sottopagate, che contribuiscono al mantenimento di questo tenore di vita. Io questo non lo so e spero che non sia così. Ripeto, se ho una conoscenza di casi di questa natura, credo che sarebbe opportuno che andasse in Procura della Repubblica e denunciasse. No, ma non basterebbe che gli ispettorati del lavoro facessero le verifiche, ma non mi risulta che le facciano, perché sono sotto gli occhi di tutti. Ne vengono fatte tante, poi probabilmente gli escamotaggi, non sono un tecnico del settore, quindi non lo posso sapere con dovizia di particolare, ma gli escamotage per riuscire a girare la legge ci sono sempre. Ti assumo 4 ore, te ne stai 8 e dici che sei lì per quelle 4 ore. Guardi, le dico ancora di peggio: sono assunti regolarmente. Si entra in temi, c'han la busta paga regolare, ma tanto non gli viene data, e gli viene dato un importo o prendere o lasciare. Però ecco, gliel'ho detto anche questo fatto per richiamare l'attenzione di stare attenti prima agli aretini, ma insomma pensiamo che magari questo che possiamo fare, quello che possono fare gli aretini, forse è dovuto anche a queste persone che si sacrificano per tutti. Ma non è giusto che si sacrifichino. Non è giusto, ma succede. Parla di sfruttamento, si sta parlando di un tema che non c'entra niente con l'aretinità e l'italianità. Si parla di una persona... No, piuttosto vorrei capire, lei ha dichiarato pochi minuti fa, ma insomma non era la prima volta che lo diceva, che a suo tempo, quando Renzi si è candidato, insomma, alle primarie lo ha votato. Quindi tutto sommato... quella politica lì per lei poteva anche essere giusta, no? Ok, ecco. Poi c'è questa famosa foto, no? Con l'assessore e senatrice Tiziana Nisini, di qualche... anche quella Ma di perché qualche, gli piace qualche... l'uomo solo al comando? Sentiamolo da lui, perché... Ecco, che ha a suo tempo fatto, no? Scalpone. Un anno fa, esatto. Ma perché ora l'onda verde, di qualche giorno fa... Renzi con l'attuale Lega, sono piuttosto distanti, o secondo lei invece no? Ma allora, sono due persone sicuramente decisioniste. Che io apprezzo. Ma non è che possiamo fare un processo, facciamolo. No, ma è la verità. Oggi ci vogliono persone che in qualche modo gestiscano in modo abbastanza determinato la politica, perché se si sta a scendere a compromesso... Quindi Matteo per Matteo, diciamo che tutti e due hanno dei valori che possono essere condivisibili. Poi la politica
di entrambi, diciamo che può non convincere al 100%, o poteva non convincere al 100%, questo è naturale, siamo esseri umani, non siamo perfetti in tutto, però sicuramente Salvini è una persona in gamba che sa il fatto suo, è stato in grado di gestire la crescita di un partito in modo molto che è avvenuto in modo molto rapido e molto importante. Vediamo se sarà in grado anche di mantenere fede alle promesse che ha fatto. Ma ora si è avvicinato alla Lega, cioè fa parte della Lega oppure? Assolutamente no. Non ho tessere di partito. Perché no? Perché io attualmente appartengo ad una lista civica. Ecco, e quindi il rispetto nei confronti dei miei... La potrebbe anche gruppo, prendere però. La potrei anche prendere, di fatto da parte dei miei consiglieri c'è un nulla osta di fatto se lo dovessi fare, perché ne abbiamo già parlato in passato, però non, al momento non ho alcuna tessera. Oh, c'è stata però la ufficializzazione della candidatura, della ricandidatura di Alessandro Ghinelli. Ma è veramente una riufficializzazione? Aspetta un attimo, Sì, certo. Ok. Lui è il vice. Squadra che vince non si cambia. Questo magari però ce lo dice dopo la pubblicità. Allora, insomma, stavamo così, durante la pubblicità cercando di capire questo, come interpretare quello che è comunque un comunicato stampa ufficiale, certo. Cioè non è che ce lo siamo inventato noi, posto che comunque il sindaco attuale Alessandro Ghinelli più e più volte ha detto io sono a disposizione, quindi nel caso in cui le forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura nel 2015 decidessero di farlo nuovamente, io ci sono. Allora, insomma, è candidato o non è candidato? Seconda domanda. Lei potrebbe rifare il vice sindaco oppure no? Beh, è tutto ancora molto molto fluido. C'è un anno in politica è un'era, quindi da qui a un anno le cose potrebbero cambiare. Un anno non c'è più. Potrebbero cambiare in modo molto importante. Abbiamo visto, se vogliamo tornare a Renzi, che in un anno lui è passato da fare il sindaco a fare presidente del Consiglio, a vincere l'Europea, ad essere nessuno. Quindi in un anno e mezzo abbiamo visto un picco in ascesa ed in discesa veramente molto importante, quindi i fatti si vedranno. Di parlare di Renzi, perché io già no, ma per dire che veramente in pochi mesi assolutamente nel caso in cui Alessandro Ghinelli fosse il candidato, lei non sa se le verrà chiesto di fare il suo vice nuovamente oppure no. Diciamo che ci sono tante cose da mettere in fila. Alessandro Ghinelli ha dato ad oggi la disponibilità a fare il candidato sindaco, ha anche detto che se dovesse essere chiamato a ricoprire una carica diversa, ovvero a candidarsi come presidente della regione, sarebbe a disposizione. È chiaro che in quel caso andrebbe rivisto tutto lo scenario e lo vedremo strada facendo, ma vedremo anche quello che succede all'interno dei partiti, all'interno delle eventuali liste civiche, lista o liste civiche che si andranno a creare. Io non lo so quello che farò, io spero che la salute mi assista per fare del mio meglio in quello che avrò voglia di fare in quel momento. Però Gianfrancesco Gamurrini, carico alternativo anche per lei oppure Gianfrancesco Gamurrini politico, perché poi la persona ovviamente è tutto un altro tipo di vita e di considerazione, ma è, come dire, più predisposto per fare il copilota o per fare il pilota? Se il pilota sarà il Alessandro Ghinelli, è naturale che sarà diversamente. In caso diverso vedremo. Ci sarà una maggioranza che deciderà, ci saranno dei partiti che decideranno. Quindi uno può fare anche il pilota. Non lo so, io a oggi lo escludo. Insomma, l'esperienza ce l'ha. A oggi lo escludo perché riconosco i miei limiti, riconosco il fatto che... L'esperienza ce l'ha. L'esperienza me la sono fatta sicuramente, però io sono un uomo, mi definisco da cantiere, quindi mi piace più lavorare nelle retrovie piuttosto che gestire i rapporti, le fasi istituzionali, che non apprezzo molto. E credo che per fare il sindaco uno debba avere una caratura un pochino più elevata rispetto alla mia, che sono un... geometrino di provincia. No, vabbè, ma questo lo farà decidere una persona che si dà da fare, che ama molto il lavoro, tra virgolette, che sta portando avanti. Ho un grande senso civico, una grande passione civica e un grande senso di riconoscenza nei confronti della mia città che mi ha votato e mi ha portato a ricoprire
questo ruolo, ma riconosco anche che per ricoprire il ruolo superiore ci vogliono delle caratteristiche che probabilmente io non ho. Allora, e poi mi piace più lavorare, ripeto, dalle retrovie, nel senso avere un ruolo più operativo rispetto che a un ruolo di rappresentanza come può essere quello del sindaco. Alla fine di questi 5 anni lei si sentirà però di aver lasciato un segno tangibile in questa città o no? Questo lo diranno i concittadini. Io di segnali di apprezzamento francamente ne ho abbastanza, sono felice, a dispetto dei commenti negativi che ogni tanto si leggono sui social, che risaltano di più rispetto a quelli positivi, però devo dire che ho tanti segnali di stima che mi fanno veramente piacere. La lotta alle buche è riuscita? La lotta alle buche sta riuscendo con grandi sacrifici, avete visto, stiamo impegnando tante risorse economiche, tante risorse umane, tante risorse di tempo per cercare di andare a risolvere un problema annoso, ma sono convinto che arriveremo a fine mandato con un saldo assolutamente positivo rispetto a quello che abbiamo ereditato. Già oggi la riduzione delle buche o delle segnalazioni di pericolosità, quindi della sistemazione delle buche in emergenza, sono ridotte di oltre il 50%, quindi vuol dire che le strade complessivamente versano in uno stato molto migliore rispetto a quello che abbiamo. Però parlando sempre, scusami Davide, sempre sì, di strade, poi chiudiamo, questa ZTL nuova, ecco, lei rischia un po', non dico di rimetterci la poltrona, questo sarebbe esagerato, ma ha fatto quello che tanti sindaci nel tempo non hanno avuto il coraggio di fare, cioè quello di iniziare un percorso di una vera pedonalizzazione del centro storico, che ovviamente non lascerà tutti contenti. Però, ecco, è giusta la mia interpretazione oppure è semplicemente una manovra un po' più... No, è una manovra molto diversa rispetto a come la descrive, perché di fatto noi andiamo ad attuare con dei sistemi tecnologici le regole che esistono di già. Ah, ok, quindi non si cambia nulla. Nulla è cambiato ad oggi. Okay. Oggi abbiamo un regolamento che è vigente da anni e anni, leggermente variato nel 2016 in un orario pomeridiano. Quindi non era interpretato? Cioè, come... No, però prima, quando un veicolo accedeva all'interno della ZTL nell'orario in cui era consentito, riusciva spesso a sostare tutto il giorno perché non c'era un controllo capillare della parte della polizia locale. Non era possibile, francamente, riuscire a andare a controllare i tagliandini sopra tutte le macchine del centro storico. Oggi i sistemi tecnologici si agevolano in questo e fanno sì che questo controllo, che prima veniva fatto manualmente, possa essere coadiuvato, quindi non sostituito completamente, ma coadiuvato dai sistemi digitali, tecnologici, che lo fanno in modo automatico. Questo sistema chi l'ha introdotto? Era l'era di Fanfani? Non ricordo bene, questa nuova ZTL? La ZTL è nata già all'epoca Ricci, se non sbaglio, ecco. Poi negli anni ha subito dei processi, dei cambiamenti. Quindi non sarà una sua attribuzione, insomma, per capirsi. No, oggi noi siamo di un avviso che se esiste una regola va fatta rispettare, se siamo convinti che quella regola sia giusta. Quindi non dobbiamo parlare di nuova ZTL, assolutamente, ma no, di un'applicazione, un rispetto, di quello rispetto che delle regole sostanzialmente esistenti. La ZTL si apre e si chiude in un orario, devi entrare e uscire entro quello. Questo Viene. È un po' sostanzialmente. E questo qui va in due direzioni sostanziali, che non sono quelle del fare cassi. Io vorrei non fare una multa con queste telecamere, sì, sì, perché sarebbe veramente l'auspicio migliore da parte dell'amministrazione. Non vogliamo fare cassa con questo sistema, vogliamo preservare il centro storico. Da un lato per i commercianti, per i turisti che andranno a fare spese, a spendere soldi e quindi a portare nuova linfa alla nostra economia, e dall'altro per i residenti. I centri storici d'Italia si spopolano. Il nostro centro storico ancora non è spopolato, sicuramente nel corso degli anni ha subito una riduzione. Sì. Con queste misure probabilmente riusciremo ad agevolare anche i residenti a rimanere all'interno del centro storico, perché i residenti potevano e potranno entrare sempre all'interno del centro storico. E così facendo probabilmente avranno anche modo di trovare un posto auto, cosa che prima non riuscivano a fare, spesso non riuscivano. Ecco, su questo io non sono tanto d'accordo, perché secondo me le auto, anche proprio per un discorso di turismo, non ci dovrebbero essere. Ma le auto infatti non saranno in centro storico. Allora, non vengono cambiati i parcheggi. All'interno della ZTL A e B sono contrassegnati con delle strisce gialle i parcheggi riservati ai residenti di ZTL. Quelli vengono mantenuti. Punto. Dove ci sono le strisce blu, nelle fasce orarie in cui si può accedere, possono accedere chiunque, parcheggiare chiunque, al di fuori di queste fasce orarie potranno sostare unicamente residenti. Ma non è che in Piazza Grande o per Corso Italia, si potrà sostare in modo diverso o ulteriore rispetto ad oggi. Assolutamente no. Quindi
vogliamo il rispetto della città pedonale, della città turistica, della città commerciale, ma anche la tutela dei residenti che devono avere nei posti previsti ad oggi la possibilità di parcheggiare con un po' più di facilità. Senta, un'ultima domanda. Sì, poi siamo in chiusura. Sì, le frazioni si lamentano. Sì, vero. Le frazioni si lamentano molto perché ora anche l'ultima vicenda in cui viene chiusa un'altra scuola materna. E ecco, non pensate di avergli dedicato poca attenzione, che magari meritano invece più attenzione, proprio perché se no alla fine ha poco senso vivere nelle frazioni, è molto cioè più, delle è più conveniente vivere dentro la città. Allora, partiamo dalla scuola. La scuola è stata chiusa in accordo con il dirigente scolastico, in accordo con le maestre, in accordo con le famiglie che erano a San Giuliano. Questo perché le dimensioni di quella scuola, da uno studio complessivo che abbiamo fatto, perché in questi anni non è che ci siamo girati i pollici, abbiamo messo in piedi tutta una serie di verifiche, al di là di quelle strutturali che conosciamo, ma anche di dimensionamento scolastico, per capire quali scuole, quante potevano accogliere i ragazzi, in quale numero, eccetera, eccetera. E è venuto fuori che a San Giuliano non c'erano le dimensioni per poter accogliere i ragazzi che avevano fatto richiesta di andare lì, a Battifolle, scusate. Cioè, troppi, quindi. Troppi. A San Giuliano c'erano delle aule vuote, si tratta di 2 chilometri di distanza, ci saranno servizi sicuramente maggiori, ci saranno meno spese per l'amministrazione che non dovrà riscaldare, tenere l'acqua aperta, fare l'erba, mantenere i giardini, ci saranno dei costi inferiori per l'amministrazione che quindi ottimizzerà, se vogliamo, le poche risorse che ha a disposizione, ma perché mai andiamo ad ottimizzare anche l'utilizzo dei plessi scolastici che abbiamo aperti in funzione e in buone condizioni. Quindi questo qui per il tema scuola. Per il tema periferia in generale si è fatto tanto, sicuramente si può fare sempre di più, però ricordo i tanti interventi che abbiamo fatto. Io non so chi è che si lamenti. Dove andiamo è chiaro che qualcosa viene sempre richiesto. Sì, ma non è solo, però, vede, non è solo una questione di rifare il manto stradale, di rifare i marciapiedi, è che le frazioni non sono più un punto d'aggregazione, in molte frazioni è venuto meno il locale, il pubblico esercizio, l'ufficio postale, ma anche proprio... Però in questo cosa può fare la pubblica amministrazione? È tanto può fare, perché secondo me... L'ufficio postale... Sì, dare degli incentivi, no, un'attività commerciale. Ma non lo so, bisogna... Cioè, ripeto, il fatto che anche le scuole, per esempio, come dice lei, e magari... sono a pochi iscritti, eccetera, ma portar via la scuola comunque vuol dire portar via tutto un tessuto di riferimento, e anche perché i ragazzi poi fanno amicizia in un altro luogo e quindi i genitori poi sono costretti, magari lei ha detto, dice, sono 2 chilometri, sì, ma dopo i bambini si devono veramente trovare, lo so, no, ma in generale chi abita nelle frazioni magari manda il bambino Arezzo, il bambino c'ha la festa di compleanno, qualunque cosa, la famiglia la mattina l'ha portato a scuola, la sera c'ha a portarlo dai suoi amichetti che magari però sono tutti Arezzo. Quindi va a finire che chi vive nelle frazioni è sempre in mezzo alla strada a spostare figlioli. E questo forse bisogna rendersene conto, e magari le frazioni, oltre che il pubblico esercizio, trovare il modo che rimangano aperti, perché in alcune frazioni ci sono o le proloco, queste strutture qui che svolgono un po' in questo ruolo, ma in altre oramai sono diventate un dormitorio. Però si parte sempre da un stimolo che viene dai residenti, se uno ha voglia e desiderio di creare un'aggregazione, inizia, come hanno fatto a Prato Antico, che per anni magari si sono serviti di un bugigattolo che in qualche modo gli serviva per fare quella festa, per raccogliere due spiccioli, per fare delle iniziative durante l'anno. A Prato Antico l'amministrazione farà un centro di aggregazione sociale, i lavori partiranno nell'estate, quindi per dirne una, a Santa Firmina verrà realizzata una struttura, una cucina a servizio dell'aggregazione sociale del luogo. Ci sono 3 associazioni che gravitano intorno a Santa Firmina, molto importanti, quindi c'è attenzione in questo senso. Io non so quali casi abbia riferimento lei, ma dove in questi 2 casi interveniamo con 2 investimenti da 250.000 euro ognuno per realizzare dei centri di aggregazione sociale, quindi per agevolare questo tipo di aggregazione che in taluni casi esiste, in tanti no,
dove non esiste. Ultimissima domanda perché il tempo è finito. C'è una riunione, insomma, in programma, lei lo saprà, insomma, nell'abitato appunto di San Leo, parlando di frazioni, dove si parlerà di viabilità e futuro di questa zona, soprattutto riferito alla Val di Zabbana. Ora, credo che sia un tema più affine al sindaco, perché ovviamente lei non ha, però non lo so se ci può rispondere, ecco, se ci può rispondere, perché questa è una questione assolutamente annosa. Si sposta, non si sposta, saranno sicuramente nella norma, io non voglio dire di no, però di fatto la provincia diversi anni fa aveva dato l'ok, insomma, a rimanere in questo sito. Insomma, la popolazione deve convivere con questa realtà industriale che è pesantissima dal punto di vista dei rumori, delle emissioni, che ripeto saranno sicuramente nella norma, però insomma, tanta roba. Ecco, cosa si può... Che siano nella norma non lo so. Vabbè, insomma, non sta a noi stabilirlo, ecco, quantomeno. Poveri questi abitanti di San Leo. Ecco. Io sto a San Leo. Lo so. Quindi sono molto interessato all'argomento. Ecco. E l'abbiamo approfondito in campagna elettorale, abbiamo cercato di gestire questo problema annoso della Val di Zabbana, che ha un'attenzione poi di aziende intorno. Sì, che, assolutamente. E mettono nell'aria sostanze di non so quale natura, no, ce ne sono N, perché di aziende che producono qui in zona. Poi è difficilissimo perché noi abbiamo chiamato ARPAT e non sono in grado di fare controlli. Pubblicamente non sono in grado di farlo perché poi la direzione a Firenze, c'è poco personale, insomma è faticoso. Quindi non è un tema semplice. Quando ci siamo insediati abbiamo cercato di gestire un processo di delocalizzazione della Val di Zabbana, non ci siamo riusciti, francamente, bisogna ammettere che non siamo riusciti, ma perché non abbiamo alcuno strumento coercitivo per far andare via questa azienda, a cui era stato rinnovato 15 giorni prima delle elezioni una licenza per poter rimanere altri 15 anni nel sito attuale. Adesso quindi hanno... di fatto abbiamo le mani legate. Avevamo proposto all'azienda di delocalizzare in zona San Zeno, dove c'era un sito che era deputato ad accogliere una struttura di questa natura qui. Le emissioni erano tali per cui non sono un tecnico, però so che non erano sature, per cui si poteva andare ad insediarsi con questo tipo di attività. Non c'è stato verso di convincerli e sono lì ancora oggi. Non si purtroppo può dire che l'assessore abbia avuto un conflitto di interessi nel lasciare la Val di Zabbana lì, perché poi lui abita a San Leo, assolutamente, quindi insomma, no. Assolutamente. Però il vero problema è effettivamente quello di riuscire a controllare le emissioni. Qualche tempo fa parlavo con dei tecnici di Nuove Acque che mi dissero che in zona San Zeno trovarono del mercurio all'interno delle fogne. Insomma, è una bella e quindi evidentemente ci sono tante aziende che operano più disparati settori, non voglio citarne alcuni, che probabilmente nottetempo fanno delle operazioni che forse non potrebbero fare. Come si fa a controllarli? Francamente non lo so. Io ho provato a mettere in piedi dei tavoli o delle strutture all'interno delle quali ci fossero Comune, ASL, ARPAT, tutti gli uffici che in qualche modo fossero competenti in materia, ma vuoi per un verso o per un altro non si riesce a quagliare, non ci sono delle competenze che possono fare tutto, non ci sono dei sistemi che ci possono coadiuvare per fare dei controlli ad orario, per chi chiama cittadina a mezzanotte e dice guardate che vedo una nuvola nell'aria, lo sento noi un odore siamo, nell'aria, come si fa purtroppo? Cioè, vediamo se farà di nuovo il vice sindaco o chissà anche il candidato sindaco, magari potrebbe essere uno degli argomenti della... vabbè, chissà, mai dire mai nella vita. Chissà. Detto questo ringraziamo Gianfrancesco Camurini, vice sindaco di Arezzo, e ci vediamo allora la prossima settimana. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.